Questa qui era una sciostra. Adesso questa è riconoscibile, poi ne vedremo due che sono un po' più... perché poi vi faccio vedere le foto dal libro. Qui scorreva il naviglio. Il naviglio nasce con funzione difensiva. Cioè quando è attaccato al Barbarossa serviva per difendere la città. Poi la città si allarga, fanno le mura dei bastioni e quindi conta un po' meno come funzione difensiva. Infatti lo stringono anche. Hanno iniziato a... è sempre stato un fossato. Poi l'hanno ristretto, iniziano a girarci tanto le barche che portano le merci, e allora hanno dei punti dove lasciare il legname. Si chiamano sciostre e lì si faceva, bisognava chiedere l'autorizzazione, era molto difficile averla perché bisognava rompere le mura che c'erano. Ci sono dei resti ancora delle mura medievali, però non li vediamo qui, li vedremo al terzo giro che conclude tutto. Comunque la sciostra è il magazzino, si rompeva un pezzo di muro e si faceva un magazzino. E le spese di urbanizzazione, andavano al comune. Come adesso vi faccio vedere com'era questa.